Benvenuti a bordo, viaggiatori! Sono Grizzly e questo è Diario di Viaggio on the road, edizione agosto 2019. Analizziamo Harry Potter. Oggi parliamo di Harry Potter e il Calice di Fuoco, e parliamo di uno che considero i momenti più divertenti di tutta la saga dei romanzi, i momenti più divertenti perché è proprio la frase migliore al momento giusto. Siamo alla fine della Coppa del Mondo di Quidditch, c'è stata la premiazione, tutti quanti sono nelle tende, stanno per andare a dormire, si stanno già addormentando, è sera tardi, quando all'improvviso il gruppo di Mangiamorte comincia ad attaccare dentro il campo delle tende, comincia ad attaccare i babbani che sono coinvolti, qualcuno ha messo fine a questo attacco evocando il Marchio Nero. Bene. La prima cosa che succede è che subito, in prossimità della zona dove è stato evocato il Marchio Nero, si materializzano tutti i rappresentanti del Ministero, lanciano schiantesimi letteralmente a muzzo, nonostante ci sia un gruppo di ragazzi, e nonostante infatti qualcuno poi dica «Fermi, sono solo i ragazzi, fermi, quello è mio figlio!» E c'è questo momento di incertezza. Qualcuno ha evocato il Marchio Nero. Chi è stato? Le uniche persone presenti sono dei ragazzi. Qualcuno degli inviati del Ministero dice «Siete stati voi, qualcun altro!» Ma sono dei ragazzi, non hanno la più pallida idea di come si faccia. Harry, a un certo punto, riconosce che la bacchetta che è stata utilizzata per evocare il Marchio Nero è la sua. Amos Diggory subito gli dice «Allora è una confessione la tua! Lo stai confessando!» E in quella c'è la più divertente risposta che si possa dare in quella situazione, proprio la frase corretta di Arthur Weasley che gli dice «Amos, guarda con chi stai parlando! Vuoi forse farci credere che Harry Potter ha evocato il Marchio Nero?» Ed è bellissima! È geniale! È perfetta! Di tutte le persone che puoi accusare di aver evocato il marchio di Voldemort, tu stai accusando Harry Potter di averlo fatto! Secondo me rappresenta il momento BOOM BITCH di tutta la saga dei romanzi. Proprio è il momento nel quale a una frase del genere non hai niente a cui risponde, proprio come si suol dire «ho fatto la figura del peracottaio completa». In tutta la saga dei romanzi ci sono moltissimi momenti che sono veramente molto particolari. C'è quel momento in cui Harry, Ron, Hermione incontrano Neville al Sammungo e scoprono che i genitori di Neville sono al Sammungo. Sono al Sammungo perché sono stati sottoposti alla maledizione Cruciatus dai Lestrange e sono stati sottoposti alla maledizione Cruciatus fino ad impazzire. Lo scoprono per caso perché incontrano Neville. E c'è questa scena nella quale la madre di Neville esce e gli dà l'incarto delle gomme da masticare, e Neville si mette da parte l'incarto, mette l'incarto in tasca e guarda i ragazzi con aria di sfida. È una cosa che non è stato possibile, non credo che sia possibile rendere nell'ambito filmico, ma c'è questa scena, e questa scena è descritta in una maniera nel romanzo che veramente ti fa gelare il sangue. Neville guarda gli amici con sfida, adesso provate a ridere, e Harry che dice «Mai come in quel momento non avrebbe avuto nessuna voglia di ridere!» È un solo momento, ma è un momento che veramente ti colpisce come una coltellata, è un momento durissimo. Oppure quel momento in cui Harry è da solo, in presidenza con Silente, e Silente ammette le proprie colpe, le proprie responsabilità, fa un atto di grandissima umiltà con il ragazzo. È un momento veramente molto toccante, proprio per la capacità di Silente di non essere una persona adulta che dice «Va bene, siamo noi adulti, ci pensiamo noi, voi ragazzi continuate a fare le vostre cose da ragazzi», che è un po' la lettura che è stata data da Yates agli ultimi film di Harry Potter. Invece Silente, nella presidenza con Harry, fa la persona adulta, ma fa la persona adulta capace di assumersi le proprie responsabilità e di riconoscere di aver sbagliato. Questi sono momenti molto importanti, e ci sono appunto anche momenti molto divertenti nella saga di Harry Potter. Io quello che ho trovato più divertente, come ripeto, è questo richiamo di Amos Diggory. Ma come ti salta in mente di dire che Harry Potter ha evocato il Marchio Nero?
Questo è quello che ho trovato il momento più divertente. Voi che cosa mi dite? Qual è il momento della saga dei romanzi di Harry Potter che avete trovato più divertente? Siete d'accordo con me che è questo richiamo di Amos Diggory, oppure c'è un altro momento che veramente vi ha fatto morire dalle risate, come è riuscito a farlo? Quello è stato il momento che mi sono dovuto fermare perché stavo ridendo troppo. Qual è stato il momento che siete scoppiati a ridere leggendo Harry Potter? Parliamone nei commenti qua sotto, oppure su Twitter con l'hashtag DDBOTR. Bene, io sono Grizzly, questo è tutto. Come sempre vi invito a mettere pollice in alto, condividere questo vlog, iscrivetevi al canale, e noi ci vediamo alla prossima puntata. Ciao a tutti!